Ciao a tutti e bentornati sul canale. Eccoci con la recensione del mercoledì e oggi guarderemo insieme un pop veramente speciale, uscito da poco e appena arrivato qui in Italia. Stiamo parlando infatti dello stregatto dal film live action di Alice in Wonderland. So che molti di voi lo stavano aspettando, quindi cominciamo subito a guardarlo. Qui in alto troviamo il logo Pop da solo, perché infatti il logo del film e anche il logo Disney sono come sempre qui al centro e lo stregatto è il numero 178. Come vedete già da dentro la scatola spuntano gli occhioni, però qui vediamo parte dell'artwork e possiamo vedere come è stato pensato, come è stato disegnato, quindi con il suo sorrisone, e guardate come sono stati fatti bene i suoi occhioni. Poi andremo a vedere se anche nel pop effettivamente rendono così bene. Il lato della scatola è veramente delizioso. Troviamo ovviamente l'artwork per intero, poi troviamo questa cornice un po' mangiata, però veramente molto carina, ma il piccolo tocco di classe, come potete vedere, è lo sfondo, perché abbiamo comunque questo verde azzurrino che parte dal centro e ci sono tutte le silhouette delle serrature. Sul retro troviamo riproposta la cornice che abbiamo appena visto e lo stesso sfondo. In più possiamo vedere quali sono gli altri tre personaggi prodotti per questa serie, ovvero il cappellaio matto, Alice e la regina di cuori. Vi anticipo già che grazie agli amici del Labirinto Shop sono riuscita ad avere un altro di questi pop e la recensione di questo pop la troverete come extra nella giornata di domani. Quindi questa settimana ci saranno tre recensioni, di cui due a tema Alice nel Paese delle Meraviglie. Ora procediamo con l'unboxing e guardiamo subito questo stregatto da vicino. Ecco qui il nostro stregatto da vicino. E devo dire che come primo impatto è veramente bellissimo. Quindi cominciamo subito a guardarlo nel dettaglio e partiamo dal muso. Sulla parte superiore, proprio soprattutto, troviamo le due orecchie che sono scolpite bene e anche dipinte bene perché la parte rosa dell'interno dell'orecchio è bella precisa. Poi vediamo che è stato anche scolpito proprio tutta la texture del pelo, quindi anche questo gli fa guadagnare un po' di punti. E la pittura è molto bella perché tutte le parti tigrate, tra virgolette, in azzurro sono sfumate bene, quindi non c'è questo stacco netto tra il pelo e le parti in azzurro. Sul centro del muso troviamo la parte più chiara e anche il nasino che invece di essere colorato scuro come era sull'artwork è di questo rosso scuro, mattone, però comunque un po' più chiaro. I due punti forti di questo pop sono sicuramente gli occhi e la bocca. I classici occhietti neri da pop diventano chiaramente degli occhi felini e quindi li troviamo colorati in questo azzurro meraviglioso. Poi troviamo la pupilla della tipica forma felina e anche il contorno è fatto veramente bene, nel senso che è dipinto proprio molto precisamente, per fortuna, grazie al cielo. L'altro punto forte è chiaramente la bocca e il famoso sorriso dello stregatto e ora ve l'avvicinerò un pochino. Come potete vedere, sono tutti i denti sono scolpiti e poi dipinti, quindi non è stata scolpita semplicemente una fessura per la bocca e sono stati poi dipinti i denti. È proprio tutto un lavoro di scultura, quindi risulta molto tridimensionale e veramente molto bello. Visto che il nostro stregatto è seduto, qui appoggiati sul suo pancione troviamo le zampe anteriori, mentre quelle posteriori sono qua in basso proprio perché è nella posizione seduta. È sempre stata scolpita anche tutta la texture del pelo e anche la pittura è veramente bella. Sul retro vediamo che viene esaltata ancora di più tutta la texture che è stata scolpita e troviamo tutte le righe in azzurrino e qui spunta anche la coda che ha questa forma molto carina, molto apprezzabile piuttosto che messa in altre posizioni o comunque un po' dimenticata e in più lo aiuta a stare seduto correttamente, quindi questo pop non cade ogni 2 secondi. Quindi ragazzi, questo è il pop dello stregatto dal film Alice nel Paese delle Meraviglie. Devo dire che è veramente molto bello e ve lo consiglio davvero tanto. È fatto molto bene e se siete degli amanti dello stregatto, sicuramente vi piacerà.
tantissimo. Invece vi avviso anche che la recensione della domenica la troverete caricata sabato, al massimo entro sabato sera, perché questa domenica sarò alla Fiera del Fumetto di Mantova, dove spero di fare tanti begli acquisti e di poter poi riuscire a mostrare qualcosa anche a voi. Come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video e in questo caso ci vediamo domani con il prossimo pop. Ciao!